Quindi io ho scoperto in nel giro di pochi minuti che nel mio paese sarebbero arrivate 28 persone di nazionalità nigeriana. Donne, per cui persone, donne e uomini, quello che sono. Allora, per cui io mi sono sentito tradito e la prima cosa che ho fatto dopo essermi incazzato con tutti quelli di dovere che ci hanno messo al posto, comprese le cooperative, compresa la proprietà che nessuno si è permesso di neanche per sbaglio di dire, anzi, con la giustificazione, se me l'avessimo detto ci avreste messo i bastoni fra le ruote, mi sono ovviamente permesso di scrivere al prefetto rappresentandogli tutta la sfiducia che un sindaco, un amministratore di una comunità che da anni si preoccupa del benessere dei cittadini, si è trovato ad avere, dove praticamente il suo diretto superiore non gli diceva assolutamente nulla su quello che sarebbe accaduto. E questo perché? Perché da parte del mio diretto superiore c'è la sfiducia nei confronti degli amministratori che da anni lottano sul territorio per cercare di mantenere un minimo di decenza, di socialità e tutto, perché magari se me lo diceva prima io potevo protestare. Quindi mi fa piacere che viviamo in una democrazia, che viviamo in una repubblica dove non c'è dato neanche via. Poi, dottoressa Giunti, venite qua e ci dite, ma c'è tutta la disponibilità da parte della prefettura di fare dei protocolli, dopo che c'è stato calato un problema dall'alto. E poi volete anche che ve li monitoriamo. Eh già, grazie. Cioè venite qua e volete fare un protocollo con i sindaci dove noi dovremmo fare il lavoro della prefettura. Noi ci siamo trovati fin troppe volte a fare queste cose. Tutte le volte che c'è un problema dall'alto, il ministero non ce la fa, la regione non ce la fa, la provincia non ce la fa. Ce la fa sempre il comune, perché siamo l'ultima ruota del carro. Alla fine siamo sempre noi che dobbiamo mettere le pezze laddove gli enti superiori non arrivano, perché tanto siamo l'ultima ruota del carro. Adesso, a me fa piacere che avete fatto quel protocollo con la Val di Susa, però io fossi nei sindaci di quella zona e vedo cosa succede dalle altre parti, non mi fiderei, come io non mi fiderò e vedrò anche i miei colleghi, che se noi facciamo un protocollo analogo, le presenze si fermano lì. Perché tanto poi voi quando avete bisogno fate gli accordi con le proprietà private, fate gli accordi con le cooperative in barba alle... No, non agiti la testa, perché tanto finisce sempre così. Perché la situazione di emergenza dura da più di un decennio ed è destinata a crescere. Quindi se avete l'emergenza oggi, domani l'avete del doppio, ve ne frega di aver fatto il protocollo. Ce li mandate, perché anche le cooperative ce l'hanno. Cooperative ci dicono che va bene, oggi ce n'è 28, faccio il caso di Montaigne, oggi ne sono arrivate altre 8, lì c'è una potenzialità ancora maggiore perché ci sono altre case sfitte, io non so neanche quante potenzialmente potrebbero arrivarne, quindi questa è la preoccupazione anche dei cittadini, non solo di quanti ne sono arrivati, ma di quanti ne arriveranno. E comunque ci dicono che quando arrivano i momenti di picco, che ci sono degli sbarchi, non sanno dove metterli, li mettono anche dove non potrebbero metterli, dove se ce ne sono 10, ne erano previsti 10, ne mettono anche 12 nei periodi di... E questo ce lo dice la cooperativa che da tanti anni lavora con voi.